Mi chiamo Giusy Versace e questa è la mia incredibile storia. Nel agosto del 2005 è stato un anno, è stata una data che non potrò mai dimenticare perché ha segnato appunto la mia vita in due parti, l'ha divisa segnando un prima e un dopo. Un cliente aveva bisogno di supporto e io mi sono ridotta alle ferie di una settimana per andare incontro a questo cliente, decidendo di noleggiare una macchina. Di fatto da questo cliente non ci sono mai arrivata perché per strada ho incontrato un terribile acquazzone, la macchina ha fatto acquaplaning, mi è scappata via dalle mani un po' come fosse la scena di un film. E ha fatto un po' zigzag nell'urto contro il guardrail, questo purtroppo ha ceduto, ha sfondato l'abitacolo della macchina ed è entrato dentro tranciandomi subito tutte e due le gambe. Mi sono tirata fuori dalla macchina da sola, io mi sono vista con le gambe strappate, quindi oggi quando ci penso non posso comunque che ringraziare, perché anche se ho due gambe finte, sono viva, ho un cuore che batte, ho una testa forte e riesco ancora a sorridere alla vita. E questo è il regalo più bello che potevo ricevere. Io mi sono avvicinata all'atletica per puro caso. Io sono sempre stata una molto curiosa e ho conosciuto una persona speciale che correva e senza una gamba mi ha invitato ad andare a vedere delle gare paralimpiche. Questa persona speciale è diventato poi il mio ragazzo e mi ha convinta a correre. In tanti dicevano lascia stare, dove vai, non hai corpo d'atleta, ormai c'hai 30 anni. Più dicevano di no, più io mi dicevo adesso corro. Alzare l'asticella, a volte riesci a superare dei limiti che tu stessa ti poni e una volta che tu li superi non ti sembra possibile di averlo fatto. Avevo fatto parlare di me perché comunque ho vinto 11 titoli italiani, avevo fatto un record europeo e sono stata la prima donna in Italia a correre senza due gambe. Lo sport ti regala tanto. Io quando corro non mi sento invalida, io quando corro mi sento felice, mi sento che veramente posso andare a prendermi il mondo. La mia medaglia più importante l'ho vinta il giorno in cui ho imparato a guardarmi allo specchio e a guardare comunque una Giusy ancora sorridente e propositiva come prima, anche con due gambe in meno. Grazie a Save the Dream e grazie alla mia onlus, la Disabili No Limits, io ho la possibilità di promuovere lo sport tra i giovani, di far capire che lo sport è sacrificio ma è anche educazione e soprattutto mi permette di raccontare con normalità la disabilità. E questa è la cosa che più mi rende fiera di far parte di questi progetti. Allora, i mondiali paralimpici sono un appuntamento molto importante perché io ci sono stata lì 2 anni fa, l'anno scorso, insomma, ho visto che c'è tanta voglia di fare, tanta voglia di evolversi e questo può essere l'opportunità giusta per tanti di loro per imparare a guardare anche al nostro mondo con occhi nuovi, con occhi diversi. E io spero che i mondiali di Doha aiutino proprio a mettere in primo piano le storie di questi atleti. Lo sport aiuta a raccontare le storie di persone speciali, di persone eccezionali, di persone che non si sono scoraggiate e che sono riuscite a sorridere alla vita. E quando tu ti rendi conto che senza volerlo diventi ispirazione, stimolo, esempio per un ragazzino, per una ragazzina. Ma c'è cosa più bella? Io spero che il mio percorso, quello che io faccio, possa servire a questo, possa servire da stimolo ai tanti che si vergognano, ma soprattutto alle donne, perché trovino il coraggio di amarsi anche con una forma nuova, con una forma diversa. Unisciti a me nel mio incredibile viaggio a Doha in ottobre.